mi chiamo Cristina Papa e insegno antropologia culturale presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali e Umane della Formazione dell'Università di Perugia, in particolare nel corso di laurea in Scienze Socio-Antropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale. Insegno anche in altri corsi, ma insomma questo è il corso in cui tengo, affronto le tematiche anche del genere e della cultura di genere. E mi occupo di genere, mi occupo di condizione delle donne, di relazioni, di genere fin da quando ho cominciato a lavorare e a studiare, l'antropologia, anche se poi nel corso del tempo questa tematica, siccome si è evoluto il dibattito anche a livello internazionale su questi temi, si sono evolute anche e trasformate un po' anche i miei interessi. L'oggetto di cui si parlerà oggi è il genere. Genere, è una categoria. È una categoria che ci serve per capire, certe realtà sociali e in particolare le relazioni tra i sessi e i modi con cui gli individui definiscono la propria appartenenza sessuale e i comportamenti e le percezioni, le emozioni che fanno riferimento a questa appartenenza sessuale. Il termine genere è un termine che si usa per affrontare questa tematica abbastanza recentemente in Italia ed è la traduzione del termine gender, inglese. Anche se c'è uno slittamento di significato tra il significato italiano e il significato inglese, perché il significato inglese riguarda soltanto l'appartenenza sessuale tra le persone, tra gli umani, possiamo dire. Il termine genere in italiano invece ha una varietà di significati molto ampia a partire dal significato grammaticale. Noi usiamo il termine genere. Tutti l'abbiamo studiato, quando si va alle elementari ci si dice subito questa parola di che genere è, maschile o femminile. Ecco, in italiano ci sono due generi, in altre lingue ci sono tre generi, in altre lingue ci sono ancora più generi, otto, sei generi, e questo a livello grammaticale. Ma questa differenza che c'è a livello grammaticale ci sollecita a pensare un elemento chiave nella definizione della tematica di genere, che è il rapporto tra le culture, le società e la definizione dell'appartenenza sessuale, il modo con cui si struttura il genere nelle diverse società, nelle diverse culture. Oggi, per affrontare questo tema, io parlerò di due libri, tra loro molto diversi. Un libro che è un classico, un libro di Margaret Mead intitolato Sesso e temperamento, che è uscito negli Stati Uniti nel 1935 e ciò nonostante continua ad essere discusso, pubblicato e letto perché è, possiamo dire, appunto un classico che per primi, si potrebbe dire, mette in evidenza la tematica del genere, cioè il rapporto tra sesso biologico e definizione delle caratteristiche individuali e delle forme di comportamento e di appartenenza sessuale. È un libro fondato su un'etnografia e quindi è un libro, un classico anche dell'antropologia, oltre che degli studi del genere. L'altro libro di cui parleremo è invece un libro di impronta sociologica, che si intitola Questioni di genere di Connell, che è un sociologo australiano. E questo libro di Connell è uscito nel 2002, quindi insomma uno che è uscito nel 1935 e un altro che è uscito nel 2002 ci danno un po' anche l'idea di una modalità anche diversa di affrontare queste tematiche. E questo è un libro che possiamo dire un piccolo manualetto, ecco, da cui si possono verificare una serie di ricerche che si sono fatte nel tempo
sul tema del genere, e poi ci sono anche gli aspetti legislativi, gli aspetti legati al movimento che hanno affrontato le questioni di genere, quindi gli aspetti, possiamo dire, teorici, normativi e politici del genere. Margaret Mead è un'antropologa americana che nasce nel 1901 e scrive questo libro di cui parleremo qui nel 1935. Il titolo del libro è Sesso e temperamento in tre società primitive. Questo libro è stato tradotto ampiamente in italiano, come la Mead è stata tradotta in moltissime lingue. È stata un'antropologa di grande successo anche perché scriveva in modo molto accessibile, molto semplice, piano. Peraltro non fu mai un'accademica ed ebbe da parte del mondo accademico anche una certa ostilità e molte critiche. Ovviamente non possiamo affrontare questo tema delle critiche. In ogni caso si può dire che se ne parliamo ancora oggi, evidentemente una sua solidità, non soltanto accessibilità al grande pubblico, ma anche una sua solidità scientifica, questa importante antropologa americana ce l'aveva. Ora, da che cosa è partita Margaret Mead quando ha fatto ricerca in queste tre società della Nuova Guinea di cui ci parla in questo libro? È partita da una riflessione sulla società americana e sul fatto che nella società americana c'erano dei modi di comportamento, degli atteggiamenti, delle sfere, possiamo dire, di competenza degli uomini e delle donne e anche delle strutture di personalità degli uomini e delle donne che erano dei modelli e che venivano considerate come evidentemente fondate sulla natura umana, sulla natura femminile o sulla natura maschile degli individui. Ora, Margaret Mead, che era una studiosa che aveva affrontato anche tematiche di tipo psicologico e che cercava di mettere al centro della sua, del suo studio il rapporto tra la cultura e la personalità degli individui, parte dall'idea che queste modalità di essere uomini e donne della società americana potessero essere messi in discussione nel loro rapporto con la natura umana, quindi col dato biologico dell'appartenenza sessuale. Cosa fa Margaret Mead nella Nuova Guinea? Si trasferisce lì per una ricerca etnografica, nel modo più classico con cui si svolgono ricerche etnografiche, quindi fare un'osservazione minuziosa, attenta e di lungo periodo delle società che si studiano, e osserva come presso tre popolazioni della Nuova Guinea, i Mundugumor, i Ciambuli e gli Arapesh, in realtà i ruoli sessuali fossero molto diversi tra di loro, tra queste tre società, e molto diverse anche dalla società americana. Nel senso che, adesso lo dirò ovviamente sinteticamente, presso i ciambuli, sia uomini che donne avevano un comportamento molto violento, molto aggressivo, molto competitivo ed anche rispetto ai bambini erano piuttosto violenti. L'altra società invece che ha studiato Margaret Mead è quella degli Arapesh, dove tutti gli uomini, sia gli uomini che le donne, si comportavano in modo sensibile, in modo materno, in modo dolce e non competitivo. La terza società era una società in cui gli uomini erano capricciosi, dispettosi, portavano i riccioli, erano anche molto attenti al loro aspetto estetico e si occupavano essenzialmente dei bambini, mentre le donne erano decise, energiche, volitive e anche con un piglio appunto di direzione dell'economia e della società locale. Quindi da questa osservazione che cosa ne deduce la Mead? Ne deduce che in realtà il sesso biologico è, possiamo dire, una base. Voglio leggere un passo della sua introduzione in cui lei dice: cerco innanzitutto di sviluppare una consapevolezza maggiore
sul modo in cui le differenze e le somiglianze nei corpi degli esseri umani diventano la base, quindi il corpo è la base a partire dalla quale tutti i nostri insegnamenti a proposito del nostro sesso e del nostro rapporto con l'altro sesso vengono costruiti. Quindi la cultura prende a pretesto il corpo per costruire modelli di comportamento e una differenza tra uomini e donne, che è una differenza culturalmente e socialmente costruita. Questo porta anche la MID a mettere in discussione la naturalità, naturalmente, dei ruoli sessuali e delle modalità con cui si struttura il sesso presso e l'appartenenza sessuale presso gli americani del suo tempo. Nel libro di Margaret Mead abbiamo visto come Margaret Mead parla di sesso e temperamento. Non c'è ancora la parola genere. In realtà la parola genere entrò nel vocabolario delle scienze sociali a partire dall'uso che ne fece un'antropologa, anche in questo caso Gail Rubin, nel 1975, che parlò di sex gender system, cioè a dire di un sistema su cui sono strutturate le società. E vediamo come rispetto a Margaret Mead c'è già un cambiamento di orientamento. Qui parliamo di società, organizzazione della società, di sistema di sesso genere. Quindi il genere è un modo di strutturazione sociale che passa per i corpi degli uomini e delle donne. E attraverso questo modo di strutturazione sociale e questa incorporazione del genere da parte degli uomini e delle donne passa anche la disuguaglianza e l'oppressione che in molte società le donne subiscono rispetto agli uomini. Quindi abbiamo una trasformazione del concetto di sesso che viene arricchito di questa componente culturale in modo più organico, possiamo dire, e anche dell'aspetto di potere e di strutturazione della società. Il libro di Connell, Questioni di genere, di cui parliamo ora, non parliamo del libro di Gail Rubin perché non è stato tradotto in italiano, non è accessibile e è importante da citare, ma in ogni caso è un libro che è rimasto in un ambito specialistico molto più ristretto. Il libro di Connell si intitola Questioni di genere, e non a caso, perché ormai si parla di genere più che di sesso, intendendo questo rapporto appunto tra la cultura e la società e il modo con cui gli individui vivono l'appartenenza sessuale. Che cosa mette in evidenza Connell? Come dicevo all'inizio, il libro di Connell possiamo considerarlo quasi un piccolo manuale, perché vengono affrontate moltissime tematiche, si fa riferimento a moltissime ricerche, ma dovendo parlarne in modo sintetico, possiamo dire che Connell mette in evidenza alcuni elementi differenti sia da quelli messi in evidenza da Margaret Mead che da quelli messi in evidenza da Rubin. Intanto Connell mette in evidenza come il sesso e come il genere si impara fin dalla nascita, evidentemente, perché ci sono una quantità di stimoli sociali, di pressioni sociali, di esempi, possiamo dire, sociali e culturali per cui il genere si impara, ma mette in evidenza qualcosa di più. Potremmo dire in termine tecnico che a partire dalla prospettiva di Connell si può dire che il genere è performativo. Cosa vuol dire? Connell mette in evidenza non soltanto la pressione della società, ma anche l'attività dei singoli, dei soggetti, a incorporare il genere, a partecipare in qualche modo attivamente alla costruzione della propria appartenenza di genere. Quindi Connell mette in evidenza come gli individui, i soggetti, non sono dei contenitori a cui arrivano le pressioni sociali e sono dei contenitori passivi, ma gli individui reagiscono a queste pressioni, tant'è
che lui dice non tutti gli individui accettano le modalità sociali con cui si costruisce il genere. In più, anche perché alcuni li rifiutano, alcuni hanno delle ambivalenze nei confronti di queste pressioni, pressioni sociali. In più, la nostra società è ormai così articolata, così stratificata, che non c'è soltanto un modo di appartenenza di genere, di costruzione del genere che vale per tutti gli uomini, per tutte le donne, ma a seconda delle classi sociali, a seconda dei livelli culturali, a seconda delle appartenenze nazionali delle diverse, degli diversi individui, il genere si struttura in modo diverso. Ecco quindi che questo aspetto, come dire, della, potremmo dire, l'agency, usando un termine tecnico, o comunque della soggettività individuale nella definizione del genere, è un modo estremamente, come dire, anche nuovo, con cui si può mettere in evidenza l'aspetto, le modalità con cui si costruisce il genere. In più, il genere è qualcosa che riguarda, l'appartenenza di genere, molti livelli, perché riguarda per esempio l'orientamento sessuale da un lato, la identità individuale e non sono sessuale e non sono esattamente le stesse cose, i ruoli sociali che vengono esercitati nella società. Per concludere direi che si può sottolineare un elemento. Spesso nel linguaggio politico si parla, anche molto strumentalmente io credo, di una teoria del gender. Non c'è una teoria del gender, non esiste una teoria unica del gender. Il genere è un concetto, è una categoria che ci consente di pensare la differenza dal punto di vista dell'appartenenza sessuale degli individui. La si può pensare, questa differenza, in modi tra loro molto diversi e ci sono, dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle teorie, molti modi diversi con cui si può pensare il genere.